punto interrogativo ovviamente al vaccino e qui non saprei dire quando arriva, ma mi auguro che sia una cosa che possiamo traguardare per il prossimo anno. E l'altra cosa è chi pagherà, come si pagherà il debito che stiamo accumulando. E questo è il problema con l'Europa. Tutte le altre sono tutte stupidaggini rispetto a questo, perché adesso faremo una barcata di debito e dobbiamo trovare un meccanismo, come dire, coesivo, cooperativo in Europa per gestirlo questo debito, che sia di lungo, che sia tassi bassi o nulli, eccetera, eccetera. Questi sono i problemi. Nell'immediato, non ne abbiamo parlato stasera, ma io vedo, sì, rimettere in moto, ok, ma ci sono due questioni dove il governo deve fare uno sforzo di fantasia, di creatività anche. Una è quella dei trasporti, perché lì, e l'altra è quella della scuola. Cioè noi in questi mesi, se noi ripartiamo a settembre, facciamo gli esami, poi si dice ripartiamo a settembre, ma noi dobbiamo riprogettarla la scuola. Non è, cioè, perché tu dovrai fare, che ne so, dovrai fare doppi tour, dovrai assumere il personale, Riorganizzare le dovrai mense, le classi, certo. e non credo che potremo L'insegnante. fare, oddio, quell'esempio cinese, voglio dire, Non è male. però sono cose, ecco, io spero che ci concentreremo in una discussione finalmente scevra da di destra, sinistra, centro, su e giù. Alla Quando andiamo al concretezza e al dunque del centro delle governo, cose, al al centro delle centro le cose. cose.